Buongiorno, eccoci live per un aggiornamento su tutte le novità e arrivi che sono arrivati questa settimana. Sono arrivati un bel po' di cosine, per cui ve le voglio mostrare. Allora, giro la telecamera. Intanto, ecco qua. Allora, intanto vi ricordo che è tornata la collezione di Florilège. Sono tornate le carte, i die cut, gli abbellimenti in acrilico, sia maschio che femmina, le carte, queste qua, i vellum stampati, un po' di fustelle, questa è tornata questa. Questa non ce l'avevamo, super carina, con tutti i giochini, tema bimbo, un po' di... Ciao Alessandra! Un po' di timbri, insomma c'è tornata la Florilège. Poi, cosa è arrivato? È arrivata la coppia creativa. Quindi ora è disponibile in negozio online, sono arrivate le fustelline nuove della coppia creativa. C'è la giraffa, la giraffina piccola e grande, il leoncino, questa magari la usiamo. Anche il fiore mi piace un sacco, questo fiore un po' tropicale. C'è l'ibisco, il frangipane e poi ci sono queste foglie. Guardate che bello questo bordo di foglie, stupendo. Ecco qui, questo qua appunto in vista dell'estate sicuramente. Poi c'è il pop-up, i gradini pop-up, questa qui che ha fatto vedere anche la Tina nel suo live. Questa, super interessante, che crea un effetto 3D, tridimensionale, se vista così non dice molto, in realtà ci permette di fare degli spessori, carina. E questa qua che si può abbinare con la fustella dei gradini, con un po' di appunto messaggi, buon compleanno, auguri. Sicuramente faremo qualcosa, ora siamo tutte concentrate per l'inaugurazione, per cui abbiamo poco tempo. Vi faccio vedere a proposito il video settimanale che ha fatto la Veronica, che per chi non l'avesse visto qua in vetrina, per cui guardate che meraviglia, ha fatto questo albumino realizzato con delle buste, cioè praticamente è un insieme di buste dove inserire dei ricordi, delle foto, tutta con tutti questi acrilici super carini, delle decorazioni carinissime. È proprio bello questo progettino che ha fatto, molto molto carino. Così. E appunto è stato realizzato con la collezione della Florilège Baby e questi acrilici. E poi c'è questo vellum con le stelline di moda scrap, molto carino. Ha fatto proprio un bel progettino. Ciao Gio! Torniamo a noi. Ok, adesso c'è mio figlio a casa dall'asilo che mi chiama. Non tirare giù tutta la vetrina, cortesemente. Ecco, si è lanciato in vetrina, scusate. Poi, allora, cosa è arrivato? Ah, è arrivato, no, la impronta ve ne avevo già parlato. No, forse no, non mi ricordo. No, forse non ve ne avevo parlato. È arrivata impronte, è arrivato questo calice col simbolo, con questo simbolo da cresima. È tornato il buon compleanno, sia quello grande che quello piccolo, che appunto ha usato tantissimo la Veronica, per esempio. Molto bello questo per fare una card. Ed è tornata soprattutto la lanternina, che era piaciuta un sacco a Natale. Ma io ho pensato che anche per una bomboniera oppure per una decorazione è carinissima. Per cui ne abbiamo prese un bel po' e bella, magari la usiamo anche questa. Poi sono arrivate le nuove collezioni della Mintai. Cos'è arrivata? È arrivata la collezione Mediterranean Heaven, con questi colori ovviamente sull'azzurro, tema mediterraneo, tema Grecia, e abbinato alle carte ci sono anche i die cut, molto bellini, super carini, con questo effetto molto acquerellato, stupendo, sono delle collezioni bellissime della Mintai. E abbinato c'è anche questo pad in un formato 6x8 pollici, che abbiamo imparato ad apprezzare con Sara nel suo bel corso, che ha queste carte un po' più basiche, alcune da ritagliare. Brava Nadia, passa anche, perché qua abbiamo qua le tue forbici che hai abbandonato qua dal corso di ieri. Poi l'altra collezione è Place We Go, guardate questa è stupenda, io adoro questi colori qua, questi colori mattone, molto molto bella,
con gli abbellimenti. E quest'altra anche molto romantica, che si chiama invece Nana's Kitchen, che ha invece appunto tema cucina, un po' cucina country, con questi soggetti tipo piatti, posate e ovviamente abbellimenti abbinati. Poi sempre della Mintai, sempre della Mintai abbiamo anche questo super set di abbellimenti tema viaggio. Sono dei chipboard, insomma, più che chipboard sono dei prefustellati, tagliati a laser, in realtà oggi non riesco a esprimermi, tagliati a laser su questo legno, cartonlegno, e guardate che carini questi soggetti, con un po' di scritte, un po' di tipo lo zainetto, un po' di cosine, insomma. Buongiorno! Poi, che altro volevo dirvi? Sì, la Paper Nova Design, allora, è arrivata la nuova collezione, che però, come sapete, sarà in vendita dal 26 di maggio, quindi lei l'ha già presentata sui suoi canali, anche sui suoi profili, però non è qui fisicamente in negozio, ma ovviamente possiamo venderla dal 26 di maggio. Però ci sono arrivate tante altre cose passate, ciao, è arrivato mio figlio, tante cose passate, come questa collezione che aiuto mi fa cadere, che si chiama Harmony, questa qua, guardate che bella. E poi sono tornate tante altre, queste che è stata richiesta dalla nostra Alessandra Ciardini che ci sta guardando, penso che ti abbia già avvisato la Veronica che è qua per te. E poi ci sono tornate un po' di cosine vecchie, tipo vecchie ma che io trovo sempre belle, come questi timbri che io ho usato tantissimo, e vi porto anche a vedere le carte che sono tornate. Allora, andiamo qui, allora sono tornate, vediamo dove sono, perché non so dove sono, le ha sistemate la Vero ieri. Ah, sono qua, aspettate che non voglio farvi venire il mal di mare. Allora, vi faccio venire un attimo il mal di mare. Allora, cos'è che è arrivato? Questa cosa è della Florilège, che abbiamo già visto. Questa è la Harmony, appunto. Ho dei problemi, ho degli oggettivi problemi. Questa è la Soul, Light Soul. Light Soul, sì, niente, ho degli oggettivi problemi a mostrarvi le carte, che ce ne sono troppe in questa scatola, volevo provare a farvele vedere ma non ce la farò mai. Questa è appunto l'Harmony, questa qua invece, quella sull'Illa, che non mi ricordo come si chiama Whisper, anche lei è molto bella. Respiro, che è la mia collezione preferita di sempre. Con mio figlio che si lamenta. Hai ragione, amore, sì. Ho quasi finito. Allora, vieni in braccio con la mamma. Isso! Ti faccio, eccoci qua intanto. Vi faccio vedere anche i nuovi sigilli in cera lacca che sono arrivati. Allora, è arrivato questo volto, non so se si può vedere. Vai giù un attimo, Giulia. Questo volto qua. Guardate che bello. Wow, stupendo. Poi questi già li avevamo, è arrivata la coccinella, il gattino, bellissimo, questo papavero, super delicato, e poi, la luna con le stelle, e questa che è la scritta foto. E poi sono tornati un po' di, abbiamo riassortito anche un po' di cera lacca e anche un po' di strumenti che erano terminati. Ultima cosa che voglio farvi vedere sono un po' di, come dire, accessori in metallo. C'è arrivato questo che non si capisce da qua, ma sono i lucchettini per i diari, in bronzo e in argento anche, c'è da qualche parte. Ecco qui. Poi abbiamo qua tutta una serie di etichettine angolari, guardate che carino questo angolare sul brunito, e poi ci sono anche questi sull'argento, questi oro, e poi una serie di piccoli fermacampioni, piccoli, sono da 4 mm, bianchi, oro,
Ops, è aperto il sacchettino e da qualche parte anche argento. Ecco qua. Ok, allora, poi l'ultima cosa che volevo farvi vedere, intanto qua c'è il nostro, ovviamente al contrario, ma c'è il nostro, la nostra parete Instagrammabile. Poi volevo ricordarvi, domani c'è il make and take di Quilling, quindi alle 10 o alle 11 c'è ancora qualche posto. Facciamo un piccolo corso gratuito che ora vi mostro di Quilling, quindi impariamo un po' la tecnica del Quilling. Adesso ve la faccio vedere. Facciamo questo piccolo segnalibro in Quilling, molto grazioso, col fiorellino, con la margheritina. E poi vi ricordo che abbiamo un corso in programma, che è questo album in stoffa realizzato dalla nostra Veronica. Si terrà giovedì 8 giugno oppure sabato 10 giugno. Ed è la particolarità è proprio la realizzazione della copertina in questi però li rompe. La copertina in tessuto un po' morbidoso. E questa è una stoffa che abbiamo in negozio che si chiama Primette. Questa invece è proprio la stoffa di stamperia abbinata a questa qua, la collezione Blue Dream. Infatti questo album è realizzato con la collezione Blue Dream di stamperia. Stupendo questo albumino. Quindi abbiamo appunto due posti rimasti per giovedì 8 e due posti rimasti per sabato 10. E... ok. Poi basta, niente, vi ho detto tutto, dovrei avervi detto tutto per oggi, vi saluto e vi ringrazio, al prossimo live, ciao ciao. Ah, vi ricordo l'inaugurazione del 27 di maggio, a brevissimo mettiamo giù il calendario con le varie attività che faremo durante la giornata. Posso anticiparvi che, allora Marina, in realtà questo corso dell'album di Veronica è in programma anche su Zoom. Per cui pubblicheremo la data, spero a brevissimo, stiamo cercando di mettere giù il calendario dei corsi entro il 27. Comunque a inizio giugno faremo, o a metà giugno, adesso non ricordo esattamente quando l'avevamo programmato, faremo su Zoom il corso dell'album di Veronica, questo qua, questo albumino qua, lo faremo anche su Zoom. Allora, invece riguardo all'inaugurazione, sicuramente faremo delle dimostrazioni dei piccoli make and take, quindi dei brevi corsi gratuiti molto molto... Sì, il 27 c'è l'inaugurazione, e tra le 10:30 e mezzogiorno e mezzo faremo corsi, dimostrazioni un po' varie. Vi anticipo che anche Elena Consonni farà un piccolo make and take di... mix media, in realtà non è esattamente mix media, comunque farà un progettino molto carino che dobbiamo ancora decidere, ma farà una cosina per noi. Poi quindi tra le 10:30 e mezzogiorno e mezzo saremo impegnati in queste cose qua, passate, ci saranno appunto ci sarà modo di fare un po' di cosine insieme, dimostrazioni, mentre alle 4:30 poi ci sarà proprio il brindisi, per cui chi vorrà venire a fare il brindisi con noi alle 4:30. Questo non so bene se alle 3:30 faremo ancora qualcosa, comunque a grandi linee questo è il programma della giornata. Faremo orario continuato, per cui chi può venire in pausa pranzo può venire in pausa pranzo, metteremo giusto due pizzettine per chi vuole gradire. E basta, questa è la giornata. Sarà una bella giornata di festa. Speriamo di riuscire a fare tante belle cose, ovviamente un sacco di cose, e abbiamo poco tempo per realizzarle e tanti intoppi nel frattempo, per cui speriamo, quello che riusciremo a fare, speriamo di fare tanto, di fare un sacco di cose. Ci sarà anche una sorpresa che sì, brava Zovatella, ti aspettiamo, vieni, passa a salutarci che ti vogliamo qui. E poi ci sarà anche un piccolo gioco sorpresa, lotteria, una cosina un po' così, un po' divertente, che vi spiegherò nel prossimo live, e comunque faremo dei post dedicati, stiamo proprio ultimando in questi giorni. Quando sarà tutto ultimato, spero oggi, riusciremo poi a comunicarvi tutto. Vi saluto, torno da mio figlio, un bacio, alla prossima!